videocatechismo, l'esame di coscienza per bambini. Video in preparazione alla confessione. A cura di Laura Bolognini Danini. Videografica Padre Tiziano Repetto. Cari bambini, oggi ci prepariamo alla confessione con un esame di coscienza. Prendiamo come punti di riferimento quattro parole. Sì, grazie, scusa, potresti. Sì, accetto me stesso, me stessa e gli altri, con tutti i limiti e gli errori. Grazie. Ringrazio Dio per i tanti doni che ricevo ogni giorno. Scusa. Chiedo perdono a Dio perché ho peccato. Potresti. Chiedo aiuto a Dio. Ho bisogno della sua grazia per essere una persona nuova. È importante ricordarsi che Dio ci ama, nonostante i nostri errori. Possiamo quindi, con la forza del suo amore, accettare di non essere perfetti. Con lo stesso amore con cui lui ci ama, noi possiamo amare e accettare il nostro prossimo. Dio è un papà buono che aspetta il nostro ritorno a casa, perdonarsi a noi. Questo è il più importante motivo per ringraziare Dio. Apriamo il nostro cuore senza paura. E chiediamogli il perdono se abbiamo sbagliato. Ma in che modo possiamo fare peccati? A che cosa dobbiamo fare attenzione? Riflettiamo bene su. I nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole nei confronti di Dio, di noi stessi e del prossimo. Abbiamo fatto, pensato o detto qualcosa di male? Oppure? Abbiamo omesso di dire, pensare, fare qualcosa che è bene? Sembra un po' difficile, vero? Chiediamo aiuto a Dio. Con la preghiera, perché ci aiuti a capire e a ricordare. Omettere vuol dire non fare ciò che comanda la legge di Dio.
Per esempio, quando non svolgete i compiti, fate un peccato di omissione. Quando non andate a messa, fate un peccato di omissione. Come facciamo a capire che abbiamo commesso un peccato? Confrontandoci con i 10 comandamenti, quelli che Dio ha dato a Mosè sul monte Sinai. Iniziamo il confronto con i 10 comandamenti. Spirito Santo, illuminaci. Io sono il Signore tuo Dio, primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. Cosa ci chiede il Signore? Di credere in Lui, di metterlo al primo posto, di affidarci a Lui in tutto. Primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. Abbiamo osservato il primo comandamento? Andiamo a messa ogni domenica? Preghiamo per diventare amici di Dio? Ci rivolgiamo a Lui nelle difficoltà e lo ringraziamo per tutto ciò che ci dona? Crediamo ai maghi, oroscopi e superstizioni? Secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano. Il Signore ci chiede di rispettare il suo nome e quello della Madonna, sua mamma. Dio è santo, il suo nome va lodato e glorificato. Abbiamo osservato il secondo comandamento? Abbiamo bestemmiato? Abbiamo rispetto e amore per il nome di Dio e della Madonna? Terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di rendere santo questo giorno speciale con la preghiera, la messa e le buone azioni. Abbiamo rispettato il terzo comandamento? Abbiamo partecipato alla messa con attenzione? Abbiamo dato ad altri un po' del nostro tempo? Abbiamo coltivato i beni che Dio ci ha dato, famiglia, natura, amicizia? Quarto comandamento, onora il padre e la madre. Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di amare, rispettare e aiutare mamma e papà. Abbiamo osservato il quarto comandamento? Dimostriamo a mamma e papà il nostro affetto? Siamo stati gentili e disponibili in famiglia? Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di pensare alla vita come un dono prezioso. Quinto comandamento, non uccidere. Abbiamo osservato il quinto comandamento?
ci prendiamo cura della nostra vita e di quella dei nostri amici e familiari? Siamo invidiosi o gelosi? Abbiamo litigato? Rispettiamo i più deboli? Sesto comandamento: non commettere atti impuri. Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di considerare il nostro corpo come tempio nel suo Santo Spirito. Abbiamo osservato il sesto comandamento? Trattiamo il nostro corpo con rispetto e quello degli altri? Cerchiamo di mantenerci puri, senza malizia? Settimo comandamento: non rubare. Che cosa ci chiede il Signore? Di non prendere ciò che non ci appartiene. Abbiamo osservato il settimo comandamento? Non prendere mai le cose senza permesso degli altri. Se ti prestano qualcosa, ricorda di restituirlo. Ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza. Cosa ci chiede il Signore? Ci chiede di essere sinceri e leali con tutti, di dire la verità, anche se costa fatica. Abbiamo osservato l'ottavo comandamento? Abbiamo detto bugie? Abbiamo fatto pettegolezzi? Abbiamo giurato il falso? Nono comandamento: non desiderare la donna d'altro. Cosa ci chiede il Signore? Di non desiderare ciò che non ci appartiene. Con la grazia di Dio possiamo essere puri di cuore. Abbiamo osservato il nono comandamento? Siamo capaci di mettere un freno ai pensieri e desideri sbagliati? Vogliamo per noi anche ciò che non è nostro? Decimo comandamento: non desiderare la roba d'altri. Cosa ci chiede il Signore? Il Signore ci chiede di essere felici con quello che abbiamo. Abbiamo osservato il decimo comandamento? Ci lamentiamo spesso? Diciamo beati loro? O come vorrei avere anch'io quel gioco, quel vestito, eccetera? Siamo invidiosi? Abbiamo detto sì, grazie e perdono, e ora? Gesù, vogliamo essere migliori, vogliamo seguirti. Potresti donarci la grazia che ti chiediamo? Siamo pronti per il sacramento della confessione.
due sono le ali per volare al cielo, la confessione e la comunione. San Giovanni Bosco. Thank you.